Ciao Nino, andiamo a vedere un attimino. Sto tornato. Scusa un attimino, ma c'è un po' di casino qua sopra. Allora, la polvere è compresa nel prezzo, eh? Ok. Un po' impolverato. Va bene, allora, ci andiamo. Messo un po' la luce. 34 canali, come ti dicevo. Messiamo se non mi senti. Commutatore bloccato, illuminazione, alto e basso, toni, filtro, circuito stazionario, che più, vediamo, squelch, micchigain, tutto il resto, clarifier, no. Non ci serve. Allora, andiamo a sentire un attimino, veloce, veloce, il microfono e un Lafayette, penso di avere un livello nuovo. Al solito DMC qualcosa. Allora, andiamo canale 20 AM, ci rientriamo, andiamo a sentirci un attimino. Aspetta, innesca tutto, possiamo. Possiamo con il cigliente, se no troppo forte. È presente il VIP, non so se sia originale o no, in quanto sta parato, non l'ho mai avuto. Proviamo un FM. Siamo un po' in Michigan. Innesco un pochettino, insomma, l'ha parato quello. In banda sinceramente non ti so dire come sta messo, anche perché non c'ho nemmeno l'ICOM per sentire come sta, quanto sta centrato. Allora, te lo faccio vedere sommariamente. Questo è l'apparato. Aspetta, andiamo a spegnere l'alimentazione. Vediamo le spinette. Ah, Nino, non c'ho il cavo di alimentazione. Spero non sia un problema, sennò poi in caso ne mando su uno di quelli da 48, oppure ti carico soldi, costa un 5 euro. Sempre deve tenere un problema. Purtroppo non c'è nemmeno la staffa, ma tanto sono le solite radio, insomma qualche segno di usura è quello. Il monofinale, come meglio sai. Ah, manca anche una vitina. Aspetta, andiamo ad aprire. Così faccio vedere pure dentro, metto un attimo in pausa, no? Come si mette la pausa? Allora, questo è il dentro, la parte interna. I finali sono solo originali. Sinceramente non ho visto grandi smanettamenti, ecco, insomma, sono tutto in ordine. La radio va bene, non ha problemi, esce bene. Questo non c'è la cassa che si stacca. Ora c'è la parte superiore. Prima non ti ho fatto il video dei watt, ora vi faccio vedere quanti watt eroga, anche se non sta alzato al massimo. Al massimo caccia 9 watt circa in AM, FM, una ventina in banda. Dettaglio uso, dimenticato di dirti, è la presa microfonica, si vede, è leggermente storto, evidentemente è caduto con il microfono inserito, ma è stato raddrizzato e non si vede nulla, però insomma per correttezza ti faccio notare un pochettino, ecco, si vede un pochettino storto lo chassis, ma non ha nessun problema. Ok, abbiamo richiuso, come ti dicevo il microfono non ha nessun problema di sorta, insomma. Meno per inserirlo, si avvita tranquillamente, si vede che è leggermente piegato, ma roba davvero di poco, nemmeno si vede. Allora, andiamo a vedere quanto eroga. Andiamo a M. Oh, aspetta, cambiamo la scala. C'ho questo che il live watch lo sto per fare l'antenna. Insomma, 6 watt. Se il live watch è da 5, siamo lì. FM
sei otto. Vediamo, ui, come si arrabbiava. Dobbiamo cambiare scala. Scala 30. Insomma, da una ventina di watt. Il devo un po' meno generoso, ne dà 15, 16. Comunque, tutta potenza solare sul all'interno da una ventina. Insomma, sul picco se lo vedo. Insomma, i finali sono buoni. Questa è la radio. Che più? Niente, purtroppo direi che non c'è più modo di guardare in banda, però tutto sommato si mantiene bene per l'età che c'è. Accumulatore bloccato, come dicevo. Qualche segno di usura qui sulla scritta niente o qualcos'altro, ma una mascherina si legge insomma che il 34S è omologato, se ne puoi recuperare, poi sai meglio di me come rivenderlo.